Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Brick News. Io sono Simone e ogni settimana vi parlo e vi racconto le news e i rumors del mondo Lego. In particolare questa settimana vi racconto e vi mostro il nuovo set, la nuova serie di set dedicati all'idraulico verde, ovvero Lego Luigi, facente parte della più grande linea Lego Super Mario. 42. Si avvicina il 1° di agosto, ovvero il giorno in cui verranno messi in vendita su Lego Shop tutti i nuovi set dell'idraulico verde e della serie quindi Lego Luigi, che andranno poi ad affiancarsi e a fare coppia con tutti i set dell'anno scorso, Lego Super Mario. Ed esattamente come l'anno scorso, anche quest'anno per Luigi ci sarà un set iniziale, lo starter pack, chiamiamolo così, il 71387 Lego Luigi Starter Pack, appunto, da 59,99 euro, dove sarà presente solo in quel set, ovviamente, il mattoncino programmabile di Luigi, che è leggermente diverso sia come forma, sia come colori, ma soprattutto come effetti sonori dal mattoncino programmabile di Mario uscito l'anno scorso. Il set sarà composto da 280 pezzi e, come per la versione di Mario, saranno presenti alcuni piccoli ingranaggi, alcune piccole sfide da inserire all'interno del vostro percorso, del vostro schema autocreatovi con mattoncini Lego, per aumentare, come dire, il numero di bonus e di sfide da dover passare con Lego Luigi e Lego Super Mario. Ed eccoli qua, i due fratellini idraulici. Abbiamo Lego Super Mario visto l'anno scorso. Ed ecco il fratello Luigi. La caratteristica di questi due nuovi mattoncini, in realtà del mattoncino di Luigi che si va ad affiancare a quello di Mario, è il fatto che tramite Bluetooth si possono collegare, si devono collegare fra di loro per poter giocare in modalità cooperativa. Perché con tutta questa nuova serie di set Lego dedicati a Luigi si potrà finalmente sbloccare il famoso multiplayer che tanti avevano paventato l'anno scorso con le prime voci di una versione anche di Luigi, appunto. E quindi giocare in modo cooperativo. Per fare questo, molto semplicemente, si dovrà premere una volta sola il tasto del Bluetooth dietro alla schiena dei due personaggi assieme. Come avete sentito, appena i due mattoncini entrano in comunicazione fra di loro, la prima cosa che fanno, come due buoni fratelli, si salutano e poi appare sul petto di ognuno di due un piccolo fiocco dove vediamo al centro una sorta di piccolo simbolo del Bluetooth per farci capire che appunto sono collegati fra di loro e comunicano. Da questo momento in poi, qualunque mattoncino venga scansionato con uno dei due mattoncini programmabili di Lego, di Luigi o di Mario, poi verrà riportato anche nell'altro e basterà far partire una sfida con uno dei due e il timer partirà su entrambi i petti di tutti e due. Oltre a questo, un'altra cosa che è stata aggiunta con l'arrivo di Luigi è il fatto che non avremo più solo un minuto di tempo per completare la sfida, ma essendo due che devono, poi due persone, due bambini, due adulti che devono completare la sfida a tempo, i secondi sono diventati 90. E ovviamente in ogni set della nuova linea tutto quanto è dedicato alla cooperazione, come ad esempio questa nuova costruzione realizzata apposta per lo starter pack, appunto, dove troviamo una sorta di bilancia con sopra i classici tile con il codice a barre, dove dovremo posizionare appunto Luigi e Mario e con questa sorta di bilanciere farli andare su e giù per guadagnare punti. Abbiamo poi questo interessantissimo Koopa con le mani semovibili, dove dietro appunto troviamo sempre il solito mattoncino tile con il codice a barre. E poi sempre nello starter pack sono presenti altre piccole isolette di varie altezze e varie dimensioni da poter mettere all'interno del vostro percorso. Passiamo poi a un altro set di espansione, questa volta dedicato a Lucky 2 Skyward, ed eccolo qua. Il codice è il 71389 e in questo caso non abbiamo un tile di partenza e un tile di arrivo perché appunto è un expansion pack, per cui è una costruzione che si va ad aggiungere al vostro percorso che già dovete avere, perché ovviamente è obbligatorio, se volete fare questo tipo di gioco, aver acquistato sia lo starter pack di Mario che quello di Luigi, per cui in questi due set un tile di partenza e di arrivo sono già presenti.
anche in questo set troviamo una doppia postazione, una per Mario e una per Luigi, da utilizzare in cooperazione per far ruotare la nuvoletta al centro e cercare in tutti i modi di far cadere Lucky Two, ovvero il piccolo Koopa sulla nuvoletta che troviamo nei videogiochi di Super Mario, appunto, che vola e che ci lancia dei nemici contro. Qui abbiamo anche una bomba volante. E sempre nel set di Lucky Two Skyward abbiamo quest'altro piccolo esserino con tutte le punte attorno. Non mancano anche quest'anno, con la nuova linea di Luigi, tutta una serie di nuovi costumi dedicati ai superpoteri, diciamo così, da poter dare sia a Mario che a Luigi. E in questo caso vediamo il superpotere dell'ape, quindi B Mario, in cui troviamo un piccolo costumino appunto giallo con delle righe che simulano l'ape e il cappellino con le antenne dell'ape. In questo caso sarà possibile con questo costume poter volare da una piattaforma verde all'altra, evitando poi tutti i vari elementi di disturbo dello schema, come possono essere l'acqua piuttosto che il fuoco. Il codice di questo set è il 71393 e costerà i soliti 10 euro. Come abbiamo visto poi di recente in una condivisione di Lego, arriva anche la terza serie di Polybag, di Blind Bag Polybag appunto nascoste, con al suo interno dei personaggi da poter inserire all'interno dello schema che abbiamo costruito per Mario e per Luigi, che appunto hanno tutti quanti un loro tile con un codice a barre da poter essere letto. Nel nostro caso abbiamo trovato il 1-Up, che ci dà una vita in più nel caso in cui Mario e Luigi finiscano nel fuoco e perdano una vita, quindi perdendo secondi preziosi per poter raccogliere delle monete. Infine, dulcis in fundo, abbiamo il Re, come l'anno scorso era il castello di Bowser, quindi il set Re di tutta la linea, quello più grande, quello più costoso, quello più corposo, e quest'anno con Luigi abbiamo la nave volante di Bowser, ovviamente, ed eccola qua. Con davanti una spettacolare testa di Bowser realizzata in modo veramente impeccabile, e anche nel retro una più piccola, sempre estremamente molto bella. La nave, come vedete, non è estremamente gigante, ma ha un piccolo trucco, ovvero si può aprire, e ora ve la farò vedere aperta, e facendo venire fuori un po' tutte quante le sue armi speciali. Quindi rimuovendo alcune placche si può fare questo. Ed eccola qua, raddoppia in larghezza e viene fuori al suo interno un'arma particolare, ovvero la mano di Bowser gigante, che può essere tirata fuori e messa appunto per colpire, o comunque per essere colpita, da Luigi e Mario in cooperazione. Ed eccola qua, con la mano che ruota e con un piccolo bersaglio qua di dietro da essere colpito per poterla far cadere e quindi guadagnare ulteriori punti, perché ovviamente anche all'interno della mano è presente un codice a barre da dover essere colpito con Mario e Luigi. Tra le varie chicche di questa nave, che secondo noi vale davvero il suo prezzo, anche solo per essere tenuta su una mensola o in esposizione, perché è veramente un piccolo capolavoro di ingegneria Lego Technic, veramente ben fatta. E dicevo, tra le varie chicche abbiamo questo Goomba particolare, perché ha un cappello, è il cappello da pirata, che si rimuove e nasconde ovviamente il solito codice a barre. La cosa interessante è che questo cappello da pirata e come si incastra sopra alla testa del Goomba è un attacco che fino a prima di questo set era considerato un attacco illegale, mentre ora diventa un attacco regolare ed è una cosa molto interessante. Infatti non aggancia su nessuno stud, però fa comunque presa nel tile, e questo è una piccola chicca molto interessante. Abbiamo poi un mattoncino POW qua sopra, qua di dietro, nella parte del comandante, che premendolo fa venire fuori un altro piccolo mostriciattolo che ha un mattoncino serigrafato e ovviamente il solito codice barre sul retro. La cosa interessante è che poi qua dentro, nel punto in cui è stato cavato questo piccolo mostro, potremo andare a inserire Lego Mario o Luigi,
per poter fare da pilota della nave, e nel momento in cui andremo a inserire il mattoncino appunto di Mario e di Luigi, con un altro meccanismo apparirà magicamente il timone di guida, e questo è una cosa veramente molto molto interessante, perché non ce lo si aspetta, visto che nelle istruzioni non è indicato nulla, per cui vi troverete con questo aggancio un po' particolare messo lì che non fa nulla, tranne che nel momento in cui andate a inserire il mattoncino farà apparire questo meccanismo, una sorta di piccolo timone accennato, abbozzato, e questo è molto bello secondo noi. Infine un'ultima chicca per gli appassionati del genere, ovvero questo mattoncino POW che abbiamo premuto per far uscire il cattivo dal timone, da davanti al timone, riprende esattamente la scritta POW che troviamo nel primo storico Super Mario dell'83, il capostipite dei Super Mario, quello che venne prima appunto del primo famosissimo Super Mario Bros., e che era fondamentalmente uno spin-off di Donkey Kong, in cui per la prima volta appare, oltre a Mario, anche Luigi. In questo caso lo schema e il meccanismo di gioco è totalmente diverso da quello che era appunto poi è stato successivamente ripreso nell'85 con Super Mario Bros., però qui troviamo appunto una sorta di mattone al centro dello schermo con la scritta POW che doveva essere colpito da sotto da Mario o da Luigi per far cadere gli avversari. Ed inoltre in questo videogioco è la prima volta in cui Mario e Luigi ovviamente è la prima volta che appare qui, appaiono come degli idraulici, visto che Mario su Donkey Kong era un carpentiere. Quindi ricapitoliamo: primo di agosto saranno in vendita questa nuova serie dedicata a Lego Luigi con lo starter pack da 59,99 euro, con il mattoncino programmabile di Luigi che vediamo qua, eccolo qua, assieme appunto al fratellino che dovreste avere già acquistato ovviamente nella versione dell'anno scorso. Luigi in questo caso è un pochino più alto e ha un taglio di baffi diverso da quello di Mario, ed anche il colore del calzone è scuro, è un blu scuro e non è il classico blu che troviamo nel calzone di Super Mario. Arriveranno poi degli expansion pack, abbiamo visto quello delle nuvole, Lucky 2 Skyward, arriverà la terza serie di polybag da aprire con i bonus da aggiungere, arriveranno dei nuovi costumi come B Mario 71393, ed infine, sempre il primo agosto, arriverà la nave volante di Bowser, un piccolo capolavoro di ingegneria Lego Technic. Ultima chicca di questa nuova serie Lego Luigi è l'applicazione. L'applicazione ovviamente è stata aggiornata per ospitare anche la gestione di Luigi, e con questa nuova applicazione, esattamente uguale a quella di prima, però potremo appunto collegare entrambi i mattoncini di Mario e di Luigi prima fra di loro e poi sull'applicazione, per poter appunto avere tutti i nuovi bonus dedicati alla cooperazione. Cooperazione che sarà il punto fondamentale di tutta questa nuova serie di set dedicati a Luigi. Con questa news è tutto, se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel pollice su e attivate la campanellina qui sotto per rimanere sempre aggiornati con le news e i rumors sul mondo Lego. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!